Ciao a tutti amici e bentornati su City Tellers. Buongiorno. Miki, ho una strana sensazione di déjà vu. Siamo a Perugia e stiamo camminando per le vie della città. Mi sembra di averla già girata un'introduzione del genere. Eh sì, non ti sbagli affatto, perché noi oggi andremo proprio alla scoperta delle vie più particolari, più interessanti della città, facendo una sorta di sequel, di seconda parte del video sulle vie più curiose di Perugia, che è il nostro video, diciamo così, di maggior successo. Sì. Ecco. Anzi, se non lo avete visto, noi vi lasciamo il link qui sopra. Così, magari prima vi vedete la prima parte e poi la seconda, questa qui. Benissimo, io Miki direi di non dilungarci ulteriormente e di andare a scoprire tutte le curiosità di oggi. Cominciamo il nostro viaggio dal rione di Porta Sant'Angelo ed in particolare da una via, via Solfaroli, collocata tra Corso Garibaldi e via dei Martelli. Il nome di questa via, diciamo un po', tradisce la vocazione artigianale di questa zona della città. Infatti, poco lontano da qui abbiamo via dell'Oro e via dei Tornitori. E poi abbiamo anche una via di cui abbiamo già parlato nello scorso video, in particolare mi riferisco a Via dei Pellari, dedicata appunto ai conciatori di pelli. Via Solfaroli ci dice che qui operavano i lavoratori dello zolfo, in perugino solfo o zolfo, e a questo proposito Miki dobbiamo dire che i fiammiferi che tuttora vengono utilizzati in cucina per accendere il fuoco vengono chiamati a Perugia zolfini o solfini o anche zolfanelli, proprio in relazione all'elemento dello zolfo di cui sono impregnate le capocchie infiammabili. In questa zona della città si trovava quindi una fabbrica che produceva dei fiammiferi denominati igienici, questo perché era stata abolita la lavorazione del fosforo, ritenuta pericolosa. La fabbrica venne rilevata nel 1906 dalla società milanese della Saffa, società anonima artigiani fiammiferi e affini, che operò in questa parte della città fino al 1960. Continuiamo con Via del Roscetto, una via che collega Via Buontempi a Via Pinturicchio, che deve la propria denominazione al soprannome perugino Roscio, vale a dire rosso di capelli, attribuito a Cesarino Rossetti, che era un orefice, artista e architetto allievo del perugino. Cesarino Rossetti, folignate d'origine, apparteneva ad una famiglia di artisti. Il padre Francesco e il fratello Federico produssero una notevole quantità di opere di Cesello. Lui fu l'autore del reliquiario del Santo Anello, contenente la presunta fede nuziale della Vergine Maria, all'interno della cattedrale di San Lorenzo, e fu anche l'architetto che realizzò la chiesa di Santa Maria della Luce, in fondo a Via dei Priori, quindi a poca distanza dal complesso monumentale di San Francesco al Prato. Proprio in questa via aveva sede un'importante attività economica della città, lo stabilimento bacologico. L'allevamento dei bachi da seta, favorito anche dalla presenza di piante di gelso di cui i bachi sono ghiotti, alimentava tutto un indotto di botteghe artigiane proprio nell'area di Porta Sant'Angelo. L'attività ebbe comunque un discreto successo fino a che entrò definitivamente in crisi nell'Ottocento, per poi cessare definitivamente alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Questo perché? Perché l'allevamento dei bachi e la successiva produzione di seta era diventata troppo sconveniente. Paradossalmente era diventato in quell'epoca più conveniente importare i bachi direttamente dalla Cina e dal Giappone piuttosto che allevarli qui. Ci siamo spostati nella parte più centrale di Perugia per raccontarvi la storia di Via della Gabbia. Si tratta di una piccola strada inglobata nella facciata ovest di Palazzo dei Priori, alta 23 metri e larga 4,90 m. La pena comminata in questa strada in tempi antichi non era capitale, ma spesso poteva diventarlo. Ne sa qualcosa un certo Don Agnolo De Martino. Agnolo, infatti, fu condannato per numerosi furti che effettuò qui a Perugia e venne rinchiuso in una gabbia posta proprio lungo questa strada. Attorno alla gabbia, secondo lo storico Luigi Bonazzi, vennero poi posizionati dei sacchi contenenti l'area furtiva, appunto, rubata da Agnolo, e venne appesa una ghirlanda alla gabbia che simboleggiava le chiavi con cui lui era riuscito ad entrare nelle varie abitazioni. Purtroppo però la pena per il ladro fu estremamente dura. Agnolo, infatti, si dice avesse gridato per tutto il tempo della sua prigionia,
prigionia che durò dal 28 gennaio 1443 al 1 febbraio, quando poi la gabbia venne aperta, ma lui purtroppo era già morto. Altra via, altra curiosità, ci troviamo in Via del Bucaccio, una strada che collega Via 20 Settembre con Via Fiorenzo di Lorenzo. Ora, il termine con cui questa strada è chiamata è chiaramente dispregiativo. Perché? Perché aveva un aspetto particolarmente impervio, era difficilmente attraversabile se non a piedi. Ma, fino a qualche decina d'anni fa, era un'utilizzatissima scorciatoia che permetteva di collegare la parte alta della città con la zona ferroviaria di Fontivegge. Altra piccola curiosità è che il termine dialettale bucaccio indica proprio, come accennavi anche tu, una zona angusta, particolarmente scoscesa e circondata dalla vegetazione, il che nel caso di questa via è decisamente appropriato. Lo storico perugino Raniero Gigliarelli fa risalire il toponimo di questa via al nome di certi proprietari terrieri della zona, Bucco. Ah, ecco. Secondo un'altra ipotesi invece è possibile che la strada fosse in qualche modo circondata da delle canne che hanno una caratteristica ben precisa, sono vuote all'interno, e questo fatto si rende con un termine, con un lemma dialettale che è Bucco. Continua il nostro viaggio alla scoperta delle vie più curiose di Perugia. Ci troviamo in zona Porta Santa Susanna, in particolare in Via del Piscinello, il cui nome deriva dal termine dialettale piscià, cioè scorrere, fluire, sgocciolare. Certo, questo termine è legato alla presenza di acqua abbondante nell'area. Sì. E non è un caso che Perugia abbia diversi toponimi legati all'acqua o comunque a termini ad essa riconducibili. Pensiamo al termine fonte, che dà il nome a Fontivegge, contrazione del termine fonti di veggio, appunto, come stavo per dire, ma anche Fonte Nuovo e Fonti Coperte. Sì, e poi il termine piscinello probabilmente era anche il solco della stalla dove scorreva proprio l'orina delle bestie, da qui anche il rimando al termine dialettale piscià, no? Quindi orinare. La fonte che vedete alle nostre spalle è la fonte che venne fatta costruire al termine della via dal comune di Perugia a scopo esclusivamente potabile. C'è ancora oggi un'iscrizione proprio accanto alla fonte stessa che riporta queste parole: immondizia non si getti, né si lavi alcun drappo, veglia la legge. Questo perché qui spesso venivano delle persone anche a lavarsi o ad abbeverare le proprie bestie, e le guardie comunali ne approfittavano per combinare delle multe molto molto salate ai contravventori. Piscinello però potrebbe non essere legato solo ed esclusivamente all'acqua, ma anche purtroppo al sangue, e quindi avere un'origine più macabra di quelle che abbiamo descritto finora. Infatti qui c'è stato il terreno dello scontro, qui inteso come la città di Perugia, tra due famiglie potentissime, i Baglioni e gli Oddi. Ora, il sangue che sarebbe fluito durante questa faida, queste lotte intestine, potrebbe aver dato il nome a Via del Piscinello, quindi anche un'origine decisamente più macabra, più oscura. Assolutamente. Certo che parlare di Via del Piscinello e di tutta quest'acqua non ci ha portato molto bene, eh? Infatti sta piovendo, ma noi dobbiamo assolutamente portare a termine questa puntata. Infatti ci troviamo nell'ultima location di oggi, che è anche una via perugina molto molto nota, Via della Sposa. Questa strada nasconde una storia molto curiosa che ha come protagonista una donna di nome Marta che viveva nella zona. Marta amava ardentemente un tale Armanno, questo è il nome dell'uomo riportato nei testi di storiografia locale, che in un giorno imprecisato decise all'improvviso di lasciarla. Circa 20 giorni dopo essere stata abbandonata, Marta si ammalò gravemente e la colpa di questa sua malattia venne fatta ricadere su una fattura potentissima che era stata lasciata sotto l'altare della locale chiesa di Sant'Andrea. Dopo qualche tempo, Armanno, vuoi per ravvedimento, vuoi per puro semplice caso, rincontrò Marta, che letteralmente rifiorì dopo aver visto il suo amato. I due così decisero di sposarsi e tutta questa via venne addobbata a festa, e i due sposini la attraversarono. Sarà questo il motivo per cui si chiama Via della Sposa? Potrebbe essere.
Perché no? Noi vogliamo augurarci che sia così. Concludiamo quindi con questa storia a lieto fine. È stato per noi un vero piacere raccontarvi degli aneddoti, delle curiosità sulla nostra città. Ci fa sempre piacere, ci divertiamo molto. E a questo proposito vogliamo anche consigliarvi due libri molto molto interessanti che ci hanno ispirato nella realizzazione di questa puntata e anche nella prima parte che abbiamo già realizzato. Il primo è Lo stradario in Perugino di Sandro Allegrini, mentre il secondo libro è Perugia, passeggiare la stella di Mauro Pianesi. Dei testi molto molto interessanti che noi vi consigliamo assolutamente. Quindi la raccomandazione di sempre è: mettete like se il video vi è piaciuto, esatto. Raccontateci nei commenti qual è la via che vi ha incuriosito di più, qual è la storia che insomma vi ha dato più piacere ascoltare. Noi come sempre vi consigliamo di venire qui a Perugia, di visitarla, perché merita davvero. Ma l'abbiamo detto di iscriversi agli amici che ci seguono? Ah, io ho detto di lasciare like. L'iscrizione, carissimi amici, è fondamentale al nostro canale, perché così potete rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri prossimi contenuti. A questo punto direi di non dilungarci ulteriormente, perché piove, qui dobbiamo tornare. Vi mandiamo un grandissimo saluto, appuntamento alla prossima puntata di City Tellers. Ciao!